dello Franco in segno di tangibile riconoscenza per aver dimostrato, in occasione del tragico naufragio della Costa Concordia la notte del 13 gennaio 2012 all'isola di Giglio, grande senso di responsabilità e straordinario impegno nell'assolvimento dei suoi compiti, perché nella notte del naufragio, richiamato al comando della sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, coadiuvato dai colleghi, fra cui il capoturno, l'operatore radio, l'operatore dell'apparecchiatura Port Approach Control e l'ufficiale di ispezione, si è adoperato con senso di abnegazione, tono severo e coraggio, prendendo in mano la situazione e richiamando il comandante della nave alle sue responsabilità con l'intento di salvare vite umane. Perché, a distanza di anni, nonostante il generale apprezzamento del suo operato e l'ammirazione di cui gode, ha mantenuto la consueta riservatezza, non volendo trarre notorietà per quanto accaduto, ma dichiarando di aver fatto solo il proprio dovere. Perché, attraverso il suo operato, avendo sempre presente come obiettivo prioritario e imprescindibile la cultura della legalità, attraverso l'assunzione di responsabilità, ha testimoniato cosa significa esercitare il proprio dovere, soprattutto nel servizio alla collettività. Perché, infine, da uomo e ufficiale di Marina, ha dimostrato un alto senso dell'istituzione, credendo fermamente nei principi e nei valori che caratterizzano l'umana convivenza: onestà, senso del dovere, professionalità, modestia, servizio. Passaggio è possibile avere la misura
della correttezza e della pienezza degli uomini, ovvero attraverso la immedesimazione, quando uno si immedesima in direzione degli altri. Allora il proprio dovere è proprio che avviene con coscienza, possibilmente con capacità. La veemenza era dovuta al fatto che avevamo 4.000 persone in attesa di soccorso. Dovevamo coordinare un'infinità di risorse, erano 9 elicotteri e 47 navi, ed eravamo in 4. Non eravamo la centrale operativa di Roma, dove erano 20 più. Eravamo i livornesi, e neppure quelli della direzione marittima di Roma, ma quelli della capitaneria. Vi ringrazio, sono segnato di questo premio e del libro e della persona e della grande persona a cui sono davvero segnato e vi ringrazio.